Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. La partita Lecce-Juventus è appena finita. L'abbiamo portata a casa con tanta fatica, tanta tanta fatica, con un grandissimo gol di Fagioli. E che dire ragazzi, primo tempo veramente pessimo, primo tempo pessimo, pessimo pessimo, anche se abbiamo avuto qualche, tra virgolette, palla gol. Pessimo proprio. E invece secondo tempo abbiamo iniziato ad attaccare. I primi 20 minuti, 25 minuti abbiamo tenuto sempre Lecce nella sua metà campo, però noi abbiamo sempre questo cazzo di errore che non passiamo mai la palla al momento giusto. Noi abbiamo sempre quel secondo di ritardo dalla palla e gli altri si chiudono. Vai avanti, ti fermi e guardi in giro e perdi il tempo del passaggio, l'ultimo passaggio. Fortuna che poi è entrato Fagioli, perché almeno avevamo un regista, perché né Locatelli né Paredes, ragazzi, il centrocampo senza regista era veramente una cosa oscena, non si sapeva chi poteva dare la palla. McKennie così così, un grande applauso a Gatti, che ha fatto una partita veramente da difensore, capito Bonucci? Quello è un difensore. Capito Bonucci? Quello è un difensore. E poi è entrato Gatti, scusate, è entrato Fagioli, è entrato Iring Junior, con i giovani lì anche Alessandro non ha dispiaciuto, tutto bella palla, veniva in avanti, però ragazzi niente, non, la palla non entrava, abbiamo fatto, non so, adesso io non ho visto le statistiche, ma minimo 10-15 tiri abbiamo fatto in porta. Fortuna che poi Fagioli si è inventato quel gol, perché sennò la partita rimaneva solo 0-0. Ancora non ci siamo, perché dopo il gol che abbiamo fatto abbiamo sofferto, loro hanno preso un palo all'88esimo e andiamo queste ancora non ancora. Non siamo mai stati squadra quest'anno. Continuiamo a cambiare formazione ogni partita. E quindi niente ragazzi, l'importante è che abbiamo fatto 3 punti, la terza partita consecutiva in Serie A che vinciamo, 3 partite seguite che non prendiamo gol, questa è una cosa molto importante, dobbiamo continuare così. Allegri deve capire che i giovani devono giocare, quindi Bonucci basta, gli ultimi 5 minuti, che poi anche gli ultimi 5 minuti stava facendo quell'errore sul palo di loro che ci ha messo piede, poi gli ha tolto la fine ragazzi, perché sennò quello era un autogol e quindi c'è un'altra cappella. Ha giocato 5 minuti e già stava facendo un errore. Bonucci basta, non lo voglio più vedere in campo, basta. E Danilo ovunque lo metti sta, non c'è nessun problema. Costa c'è qualcosa di buono ha fatto. Milik poverino oggi non ha ricevuto una palla che fosse una palla. Tanto ho detto primo tempo ragazzi non c'era nessuno che dava le palle, i giochetti, McKennie quadrato, poi guardato cerca di saltare il giocatore, non lo sa saltare, in primo tempo è arrivato in area, ha tirato una bomba che è andato fino all'altro fallo laterale, ma piano tira, calibrata la palla, c'era lì uno, no? Che tiri la palla che vuoi segnare, un tiro storto che è andato tutto dall'altra parte del campo del fallo laterale. E niente ragazzi, qui ci vogliono giovani che giochino, ci vuole mentalità di stare sempre sulla partita fino al 95esimo, perché oggi ho detto dopo il gol nostro loro hanno iniziato ad attaccare loro, ovviamente che loro devono segnare per pareggiare, però ragazzi noi siamo la Juventus, lui era il Lecce, adesso il Lecce mi sembra che non so quanto è in classifica, ma sembra tra le ultime tre. E quindi ragazzi, come ho fatto i primi 25 minuti, 30 minuti, devo fare fino alla fine. Attaccare, 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 perché un gol solo non ti tiene sicuro. Quindi ragazzi, vi ho detto questo qui. Terza partita di seguito vinta. Settimana prossima abbiamo l'Inter. Infrasettimanale abbiamo il PSG, sperando di andare almeno in Europa League. E se riusciamo a portare un risultato positivo con l'Inter, un pareggio, allora iniziamo forse a ingranare. Ma scudetto, ovvio, scudetto,
Zampano e Scudetto, però Scudetto si vince con le piccole squadre, perlomeno uno scontro diretto dobbiamo vincere, sono 2 anni che non vinciamo uno scontro diretto, un anno, 2 anni ragazzi non vinciamo uno scontro diretto, io non mi ricordo più aver vinto con l'Inter, con il Milan, con la Roma, con la Lazio, con Napoli, io non mi ricordo più ragazzi queste partite, averle vinte, quindi ragazzi, teniamo duro, speriamo che Ealing non si sia fatto niente, che dire ragazzi, forza Juve, fino alla fine, mettete like e condividete, ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao!